squadre, 5 beat. Si gioca spalla a spalla, il cuore sempre prima e il rispetto viene a galla. Attacchi, contrattacchi, gol, la volontà di ferro. Sfide nella street, mille trick sul più bello. Stile, agilità in tutti i sensi. Notte e giorno tra palazzi densi. Breakdance e parkour in un pallone. Extreme football, pronti per l'azione. Extreme football, giocano extreme football. Siamo noi, siamo qui, te giochiamo a extreme football. Attenti, rilancio! Grazie, no, Shiva! Attenzione! Approfitta del pallone, non lo terrai a lungo! Sì, contaci! Guarda che lo siamo! Ci penso io! Mi spiace, Greg, non hai alcuna chance! Dicevi scusa? Perché Greg punta alla porta di Joel? Hanno mischiato le squadre! Sì, esatto, è solo un amichevole. Le squadre sono composte metà dalla team e metà dai ninjas. E perché l'hanno fatto? Per il piacere di giocare, ma voi non sapete neanche cosa sia. Simpatico. Ecco il gol! Scusa, amico, mi serve un attimo la palla. Lila, a te! Perfetta, al centro! Grazie, Ines! No! Certo che con quel rimbalzo Shiva non ha potuto fare nulla. Come va, ragazzi? Ciao, Renato! Ah! Vedo che avete mischiato le squadre. Vi ricordo però che proprio lì dietro c'è la zona più pericolosa del cantiere. La zona vietata, quella piena zeppa di pericoli. Infatti. Lo sapete che non voglio vedere nessuno lì, vero? Sì, Renato. Sì, certo. Lo sappiamo. Ok, mi fido di voi. Finisco il mio giro e ci vediamo al solito posto per l'annuncio della sfida. Ehi, Lila, prova a sorprendermi, avanti. Sono certo che parerò il tuo tiro. Ah, sì? Ok, ti faccio vedere io. Che ti avevo detto? È andata di là! Complimenti, Joel, è proprio nella zona vietata. Ma è il pallone della partita, come facciamo adesso? Beh, non lo so, ma dobbiamo andare al forum se non vogliamo far tardi per la sfida. Quindi cosa facciamo? Giochiamo la partita senza il pallone ufficiale del campionato. Dovremmo andare a recuperarlo. Ma Renatone non vuole che entriamo lì dentro. Greg ha ragione, dovremmo chiedergli il permesso. Eh no, ragazzi, è venuto a dirci di stare attenti. Si arrabbierà e alla fine ci rimetteremo tutti. Dobbiamo sbrigarcela da soli. Tocca alla team risolvere il problema. Perché è stato Joelle a perdere il pallone. E poi chi ci dice che non l'ha fatto apposta? Ma che stai dicendo? Perché avrei dovuto fare una cosa simile? Bene, vado io a prendere il pallone e non se ne parla più. Ci vediamo al forum. Vengo con te. Io li seguo. E anche il nostro pallone ci riguarda. Sì, andiamo. Hai ragione. E tu, Sly? Perché permetti a Samu di fare l'eroe? Vai anche tu, no? O forse hai paura? Io? Paura? Ma che cosa stai dicendo? Ehi, aspettate! Cosa? Veniamo anche noi! Spero che vada tutto bene. Questa storia non mi piace. Ma che carina! Ines è molto preoccupata per i suoi amichetti. Già. Beh, sì, è normale. Renatone non fa che ripeterci che si tratta di un posto pericoloso. Vedrai che andrà tutto bene. Faranno attenzione. Io spero solo che Renatone non lo scopra. Non voglio essere rimproverata per colpa della tua. Beh, ma nessuno ha costretto i vostri amici ad andare a cercare il pallone. Comunque, noi Magics non c'entriamo niente in questa storia. Coraggiosi come al solito. Io non la vedo. Neanch'io. Nessun pallone all'orizzonte. Guardate bene in fondo ai barili. Non abbiate paura. Io non ho paura. Perché non ci aiutate invece di fare gli stupidi? Ma noi vi stiamo aiutando. Controlliamo se arriva Renatone. C'è Renatone. Su, forza, ragazzi. Il luogo d'incontro è laggiù. Ma dove sono gli altri? Sono... Non lo sappiamo. Sono spariti. Ma manca la metà della team, dei ninjas e dei Darkseid. Eppure mi sembrava di essere stato chiaro prima. Dovevamo vederci qui dopo il mio giro di controllo. In assenza dei giocatori non potremo fare l'annuncio della sfida. È scattato l'allarme nella zona vietata. Ci sarà qualcuno, devo andare a controllare. Voi andate a cercare i vostri compagni. C'è qualcuno? Questa zona è vietata al pubblico. Venite fuori. Allora. Ma... Ah, sei tu, Tipex. Quindi o sento le voci oppure gli intrusi se ne sono già andati via. Dai, vieni. Torniamo al forum per l'annuncio della sfida. Tutto ok, via libera. Accidenti, ci è mancato davvero poco. Ehi, ho trovato il pallone. Andiamo via subito, dobbiamo arrivare prima di Renatone. No. Dai, sbrighiamoci.
Samu, dobbiamo andarcene in fretta. Ma che ci fate? Abbiamo sentito l'allarme. Vi ha scoperti? No, tutto ok. Ci è mancato poco. Siamo riusciti a nasconderci. Non ci ha visti. Questo è quello che credete voi. Che ci facevate nella zona vietata? Mi avevate appena promesso che non ci avreste messo piede. Ecco... Vi avverto. Se non mi dite la verità, annullerò la partita di domani. Oh, no, cosa? E anche quella della settimana prossima. Renatone, la settimana prossima giocheremo noi e noi non abbiamo fatto niente. Eppure c'eri anche tu, Lisley, insieme a due compagni di squadra. Sì, ma non è stata colpa nostra. La colpa è di Joelle. E lui che ha perso il pallone del campionato. Ma è stata di Sly l'idea di andarlo a recuperare. No, non è vero. È stata Shiva la prima ad avere l'idea. Bugiardo. Ma che stai dicendo, Sly? Sì, è colpa tua. Non è giusto accusare Shiva. No, ha ragione, invece. Sì, è stata lei. Attenta come fa. Noi non c'entriamo proprio niente. Nemmeno noi. Voi, Darkseid, accusate sempre gli altri. Cosa? Prova a ripetere. Certo, non mi faccio proprio... Adesso basta, smettetela. Forse non vi rendete conto di quello che avete fatto. Vi avete disobbedito, vi siete messi in pericolo. E ora vi accusate a vicenda. Siete completamente irresponsabili. Avete tradito la mia fiducia. E se le cose stanno così, non posso più farvi giocare nel forum. Ma che significa? Significa che il campionato è sospeso fino a nuovo ordine. Cosa? Ma non è possibile. Non è giusto. Soprattutto per chi non c'entra niente. Il campionato è sospeso? Per quanto tempo? Non ce l'ha detto. Era così arrabbiato che non abbiamo osato chiederglielo. Devi aiutarci, Tag. Non è così facile. Avete disobbedito e ora deve punirvi. Ma e il campionato? Non possiamo interromperlo così. Cosa possiamo fare per fargli cambiare idea? Dovete dimostrargli che avete capito di avere sbagliato, che siete capaci di essere responsabili e che volete riconquistare la sua fiducia. E come possiamo fare, Tag? Io un'idea ce l'avrei, ma bisogna vedere se siete in grado di farlo. Fare cosa? Come dicevo, essere responsabili e autonomi. E come possiamo dimostrarlo? Per esempio, organizzando voi stessi una partita dalla A alla Z, rispettando le regole di gioco sia dentro che fuori dal campo, senza bisogno di qualcuno che vi sorvegli. Questo è essere autonomi e responsabili. E tu credi che Renatone ce lo lascerà fare? Vale la pena tentare, no? Sì, ma è talmente arrabbiato. C'è un volontario che vuole andare a parlargli? Ecco... Potrei andarci io, ma ad una condizione. Deciderete le squadre che giocheranno, stabilirete la sfida e il campo e vi allenerete senza discutere nel rispetto delle regole dell'Extreme Football. Se riuscirete a farlo, andrò io a parlare con Renatone. Affare fatto? Voi che ne pensate? Credo che sia l'unica soluzione. Sono assolutamente d'accordo. Anch'io. Sì. Anche noi. Sì. Io ci sto. Sì, grande. Ok. Affare fatto. Noi prepareremo tutto e tu andrai a parlare con Renatone. Ok, allora. La cosa più logica è che giochi chi avrebbe dovuto giocare domani, la team contro i Ninjas. Visto che questa partita non inciderà sul campionato, non so se sono d'accordo. Ma certo che siamo d'accordo. E per la sfida, invece? Quella che avrei voluto proporre per domani, cioè che le porte delle squadre vengano ridotte, ma dopo ogni gol segnato, la porta di chi lo subirà si allargherà. Oh sì, niente male. Geniale. Questa sfida. Grazie. E invece per il campo? Dunque, potremmo utilizzare i container della zona est per una squadra e per l'altra la facciata dell'edificio sul piazzale sud. Sarà perfetta. Sì, siamo d'accordo. E come? Ci sta. Molto bene. Ora passiamo all'allenamento. Non c'è tempo da perdere. Modalità Zen. Sì, ora passa, però. Ben fatto, Shiva. Siete pronti, la team? Certo. Lo spero per voi, perché i Ninjas lo sono. Meglio, sarà una bella partita. Bene, che facciamo? Oggi non posso aiutarvi. Ci alleneremo da soli. Certo, lo abbiamo stabilito prima, ricordate? Voi dimostrate di essere autonomi e responsabili e io parlerò con Renatone. Bene, dai, sbrighiamoci. Cominciamo. Ben fatto, dai, via! Allora, chi è il portiere migliore? Quello della squadra migliore! Ben detto! Attenzione, questa vi farà male! Ma non sarò io a tirare! Attenti! Oh no! Vi abbiamo battuto! Bravi! Ve la siete cavata molto bene! Siete stati tutti seri e rispettosi! Quindi,
Parlerò con Renatone. Credi che accetterà di venire a vederci giocare? E pensi che annullerà quella punizione? E potremmo giocare la settimana prossima. Ehi, aspettate, calmi. Tenterò di fare del mio meglio per convincerlo a farvi giocare e ad assistere alla partita dal suo gabbiotto. Così avrà una migliore visione d'insieme delle vostre performance. Ma se dovesse accettare, poi spetterà a voi fare del vostro meglio, capito? Soprattutto, basta litigi. Io vado, eh. Ma se Renatone starà seduto a guardarci, chi arbitrerà la partita? È vero. Certo che è un problema. Come facciamo? Per fare l'arbitro serve qualcuno che non faccia il tifo né per noi né per i ninjas. Quindi non può trattarsi di Tag. È il nostro allenatore di solito e poi è il fratello di Samu. Deve anche essere capace di seguire l'azione senza distrarsi. Qualcuno di molto forte. Basta scegliere il giocatore migliore, e cioè Sly. Eh sì, logico. Cosa? Non se ne parla. Abbiamo visto cosa è successo l'ultima volta. Noi proponiamo nostra sorella Zara. Sì, è vero, sarebbe perfetta. Si fidano tutti di lei. E quando lei dà un ordine, tutti quanti le obbediscono. Non sono d'accordo. E perché no? Perché no, ho il diritto di non essere d'accordo, quindi non sono d'accordo, ecco tutto. Io sarei un super arbitro, garantito. Sì, io pure. E io allora? Tu no, io sarei per teoria. Non se ne parla. Pablo, che ci fai qui? Non si vede, sto giocando. Queste discussioni così non mi interessano, sono inutili. Ma non ti interessa sapere chi sarà l'arbitro? Mi basta che il campionato riprenda, tutto il resto non mi interessa. Pensi quello che penso io? Credo di sì. Hanno organizzato una partita, anche se ho interrotto il campionato. È una partita amichevole, sanno che non conterà per la classifica. Ma vogliono riparare al loro errore mostrandoti che puoi fidarti di loro. Dici sul serio? Certo, vogliono dimostrarti di essere capaci di seguire le regole, anche se tu non sarai lì ad arbitrare. Non lo so, Tag, mi hanno veramente deluso. Lo capisco, Renatone, ma sono ancora piccoli. Hanno bisogno di sbagliare per imparare. E poi tutti hanno diritto a una seconda possibilità, non credi? Resteremmo un po' troppo soli noi due se il campionato si fermasse, vero T-Pex? Vedi, anche lui è d'accordo. Va bene, ok. Vengo a sentire un po' cosa hanno da dire i ragazzi, ma non prometto niente. Grazie mille, non te ne pentirai. Sono certo che non ti deluderanno. Lo spero proprio. Ma perché volete che sia Pablo a fare l'arbitro? Perché è l'unico che non discute per essere scelto e non impone qualcuno della sua squadra. L'unica cosa che conta per lui è la ripresa del campionato. Quindi sarà equo, non favorirà nessuna squadra. Sì, questo è vero. Io sono d'accordo. Anch'io. Sì, mi sembra ovvio. Come volete voi. Siamo tutti d'accordo? No, io non voglio essere l'arbitro. E perché, scusa? Perché gli arbitri vengono sempre criticati. E se poi qualcosa dovesse andare male, non voglio che ricada su di me. Abbiamo bisogno di te, senza arbitro non ci sarà la partita. Beh, potete trovare qualcun altro. Sì, io sarei disponibile. Sly, ne abbiamo già parlato, non è possibile. Di un po', Samu, chi ti credi di essere per parlargli così? Non sei tu che decidi. Ma che modi sono? Ha ragione. Non possiamo litigare così ogni 5 minuti. Come facciamo di solito per prendere una decisione? Beh, ci pensa sempre Renatone. E se ora ci vede così, non sarà certo contento, secondo me. Pablo, dai, fai l'arbitro, se no non ne usciamo più. No, non voglio. E comunque è colpa tua se ci ritroviamo ecco così. Ecco io. Ah, io non faccio che dirlo dall'inizio. Non vorrete ricominciare adesso? Ehi, attenti, arriva Renatone. Shh, silenzio. Vedo che siete già tutti qui. Ok, allora, Tag mi ha convinto di darvi ancora una possibilità. Sì, perfetto! Giocherete una partita di prova e io vi osserverò per tutto il tempo dal mio gabbiotto. Se si svolgerà nel rispetto delle regole dell'Extreme Football, il campionato riprenderà la settimana prossima. Sì, bella notizia! Sì, sì, grazie mille! Grazie davvero, questa volta non ti deluderemo, Renatone. Lo spero bene. Il futuro del campionato è nelle vostre mani. Forza, io vado nel mio gabbiotto per osservarvi. Ah, dimenticavo, Tag mi ha informato della sfida, ma non mi ha detto chi sarà l'arbitro. Sarò io. Ok, d'accordo. Allora conto su di te perché vada tutto bene, Pablo. Siete pronti per il calcio d'inizio? Più che pronti! Non lo vedrai nemmeno! Sì, certo! Ora vedrai! Bene, allora, vi ricordo che per oggi sono i ninjas ad avere deciso la sfida Extreme. E che, la cosa è che ogni volta che una squadra prende un gol, la sua porta diventerà più grande. Le porte saranno, ridotte della metà rispetto alla grandezza solita. Quella dei ninjas sarà situata all'altezza del container ovest. No, volevo dire est. E quella della team sarà situata sulla facciata dell'edificio del piazzale nord, cioè, sud.
E se siete tutti d'accordo, possiamo iniziare la partita. Si comincia! Scusa, dicevi? Ehi, ma quello è Bob! Non ho visto niente, continuo, ok? Sì, solo che Lord si è appoggiato su di me. Pablo avrebbe dovuto fischiare il fatto. Sì, è vero. Ottimo recupero, Greg! Attento a Teresa! L'ho fatto! Cosa? Tranquilla! Vai, Teresa, ma così. Quello era un altro fallo! Forza, Luna, rinvia! Ezio, vieni! Fallo! Sì, ok, Luna, a te! Non può prenderla con le mani! Basta, Greg! Basta, segniamo! Shiva, preparati! Sta per tirare! Papà! No! 1-0 per la team! Cosa? Ma era di capace! L'arbitro non vede niente così! Deve ma non va bene non così! Io non ho visto niente! Allora dovresti metterti gli occhiali! Ingrandimento della porta dei ninjas! Chissà cosa penserà Renatone! Già, non oso immaginarlo! Forza Shiva, Mawai, avanti! Forza, impediscile di tirare! E voilà! Ma... Fallo! Rigore! Ma ho toccato la palla! No, non è quello che ho visto! Oh. Rigore per i ninjas! Ma no, non è giusto! Niente, non hai detto che erano in grado di seguire le regole da soli? Abbi pazienza. Pablo deve abituarsi. Fa del suo meglio. Sarà, ma così non va bene. Lila per il rigore! Forza, Joelle! Contiamo su di te! Forza! Attento al rimbalzo! Oh, no! Sì! Oh! 1-1! Ingrandimento della porta della team! Arrivo! A te, Greg! Oh, 2-1 per la team! Non è giusto! Doveva essere 1-1! Il primo gol non era valido! Sì, ma non c'era nemmeno il rigore! Non preoccuparti, ora pareggiamo! Ingrandimento della porta dei ninjas! Luna, in difesa! Accidenti! Non ho neanche visto! Mi stupisci! Ma non è possibile! Gol! Pareggio! 2-2! Dai, sposta! No! 3-2 per la team! Lila, questa è per te! Lisa! Oh no! Non l'ho fatto apposta! Pareggio! 3-3! Bene, meglio così! Ah, forse aveva ragione Pablo, non è fatto per arbitrare. No. Avremmo dovuto scegliere qualcun altro. Mi dispiace, Tag, ma è come pensavo. Loro non sono ancora in grado di essere responsabili. Non essere precipitoso. Il primo tempo finirà tra circa un minuto. Il secondo tempo sarà più calmo, vedrai. Se lo dici tu, ma la decisione è presa. Quello che ho visto finora non mi ha convinto affatto. Non cambierò idea sul futuro del campionato. Ma pensaci, è la prima volta che giocano in queste condizioni. Stanno imparando. Lascia che parli con loro, per favore. Fine primo tempo! Non va bene così, ragazzi. Stiamo giocando malissimo. Innanzitutto dobbiamo calmarci. Non è più un gioco, è una lotta. Ma che possiamo fare? Pablo fa passare tutto. Sì, soprattutto i falli. Se finiamo la partita interi, siamo fortunati. Che state facendo? Vi ricordo che dovete ancora dimostrare a Renatone che potete essere responsabili e che può fidarsi di voi. Certo, è quello che vogliamo tutti. Non è colpa nostra se Pablo fa come gli pare. Cosa? Allora continuate così e sarà la vostra ultima partita. Pensate davvero di aver dato prova di responsabilità in campo? Avete passato tutto il tempo ad accusarvi l'un l'altro, senza mai riconoscere i vostri errori. Potreste iniziare da questo, per esempio, no? Quali errori? Non ne abbiamo fatti. E la mano di Samu sul primo gol? Il rigore inesistente concesso a Lila? Lo vedete? Continuate a rifiutarvi di assumervi le vostre responsabilità. Credo di aver capito cosa vuole dire Tag. Questa storia è solo colpa mia. Sono io che ho mandato il pallone nella zona vietata. No, non è colpa tua. Sì, invece. Io e Lord abbiamo deciso di entrare lo stesso nella zona vietata, anche se non era permesso. E tu non c'entri niente, quindi la colpa è anche nostra. Senza parlare del vostro comportamento in campo. Voi criticate Pablo, ma vi siete messi al suo posto. Non è facile arbitrare una partita se non si è abituati. Sì, è vero, lo abbiamo solo criticato. E non abbiamo provato ad aiutarlo. Ci dispiace tanto per come ci siamo comportati. Abbiamo messo in pericolo il campionato. Anche noi siamo responsabili. È stata una mia idea andare nella zona vietata senza avvisarti. E noi non glielo abbiamo impedito. E io non avrei voluto arbitrare la partita e quindi non mi sono impegnato più di tanto. Mi dispiace, ragazzi. Vogliamo chiederti scusa per il nostro comportamento. Sì, è vero. Scusa. Bene,
Allora adesso dimostratemi che sapete essere responsabili in campo e che posso di nuovo fidarmi di voi. Dai, spostati! Dobbiamo riprendere il gioco, ragazzi! Sì, scusa, mi dispiace! Luna, in difesa, su di lui! Fallo di mano! Ben fatto, Luna! Vedi, imparano in fretta! Forza, restano solo 30 secondi! Sbrigati, Joey, avanza! Scusami, Lila, Ines! Permetti, Lord! Ehi, ma Greg al centro! Perfetto, grazie! Questa volta tocca a me! Sì! Goal! 4-3 per la team! Solo 10 secondi, ultima azione! Ines, ti sei fatta male? No, sto bene, ma sbrigati, oppure... Ah, non fa niente! Fine tempo regolamentare, vittoria della team! Sì! Ehi, ci sono Tag e Renatone! Bene, spero proprio che abbiate imparato qualcosa oggi. Se vi ho vietato di andare in quella zona è per la vostra sicurezza. Ma voi non mi avete ascoltato e avete tradito la mia fiducia. Riconquistare la fiducia di qualcuno quando la si è persa è molto difficile. Però poi siete riusciti a dimostrarmi che siete autonomi e responsabili. Quindi ci vediamo la settimana prossima per la ripresa ufficiale del campionato. A presto, ragazzi! Perché i Darkseid hanno quella faccia? Non sono contenti di poter giocare la settimana prossima. Lo so io il perché. È che per la prima volta in vita sua, Sly, ho dovuto chiedere scusa. Su, guarda il lato positivo, Sly. Hai imparato una parola nuova, hai arricchito il tuo vocabolario. È bello, no? Credi di essere simpatico? Beh, in effetti, sì. Nuovo stile per la team. 5 squadre, 5 beat. Sfidi nella street, 1000 trick, lo stile per la team, notte giorno a... Parte la palla, si gioca spalla a spalla, il cuore sempre prima e il rispetto viene a galla. Attacchi contro attacchi con la volontà di ferro. Sfide nella street, 1000 trick sul più bello. Fiore all'occhiello, specialisti della strada. Si superano prove, questa è la nostra casa. Capisci, non importa se si vince o se si perde, importante quanto ogni amico nella squadra serve. Stile, agilità in tutti i sensi. Notte e giorno tra palazzi densi. Breakdance e parkour in un pallone. Voglia di giocare, pronti per l'azione. Per la team, 5 squadre, 5 beat, dai così.